Vediamo in questo video tre motivi per cui le donne giocano duro. In alcuni casi ti fanno girare le palle. Prima però di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al dunque, veniamo al sodo. Quali sono tre motivi per cui le donne giocano duro? Allora, cerchiamo di capire quali sono queste motivazioni. Allora, il primo motivo è che le donne se la tirano spesso, fanno le fighe di legno. Questo vuol dire giocare duro. Ora, se una fa la figa di legno, quindi se la tira, se la tira da figa, le cosiddette profumiere, diciamo, che te la vogliono far annusare, perché ci sono queste famigerate profumiere che te la vogliono far annusare, tu devi subito frenzonarle. Tu, più queste qua, se la tirano da figa, tu devi dirle: ma io ti vedo come una sorella, ma come mai? Ah sì, piace, ma trovati un fidanzato, eccetera. Poi non cadere nell'errore di fare il cavaliere servente. No, guarda, stasera no, perché guarda, mi ha invitato a casa sua a cena un'amica, sai, una bella donna, e descrivi qualche caratteristica un po'. Non potrò mica dirle di no. E a lei la metti in secondo piano. Quelle fighe di legno vanno, diciamo, penalizzate in questo modo se tu vuoi ottenere dei risultati. Quindi mi raccomando, con le fighe di legno penalizza, tartassa in questo modo. Quindi questo è fondamentale. Non devi assolutamente far vedere che c'è trippa per gatti, diciamo così, perché altrimenti tendono ad approfittarsene. E questa è una cosa fondamentale. Poi, le donne spesso, come dire, quelle che fanno le fighe di legno, quindi quella che non vuole sembrare così facile, poi magari è un puttanone da corsa veramente, che magari la dà per soldi, per dire, ce ne sono tante, oppure cercano, quindi. O magari è un test, no? Che fanno le donne per vedere se gli uomini iniziano a sbavare, ma poi è intrinsecamente mignotta alla fine. Quindi quello che tu devi fare è proprio trattarla come se fosse asessuata. Nel frattempo crei, diciamo, legge, come dire, devi creare una come dinamica sociale, no? In cui loro vedono che ci sono altre donne interessate a te, una riprova sociale, che è molto importante questo. Quindi è da tenere presente questa situazione, è molto, molto importante. Poi un'altra cosa che fanno è spesso un'altra motivazione, diciamo, per cui le donne si comportano in questo modo è perché vogliono in qualche modo avere un cavaliere servente. Fanno i cosiddetti shit test. Gli shit test sono dei test in cui loro vogliono verificare di avere praticamente un fesso a disposizione, poi praticamente. E quindi, ovviamente, non devi fare la figura del fesso, non devi fare la figura di quello che sta lì a, diciamo, accetta il shit test. Nel momento in cui ti fa domande, no, del tipo: ma tu che lavoro fai? Ma tu dove abiti? Così, mai rispondere per autoqualificarsi, ma utilizza l'ironia. Che lavoro fai? Guarda, non posso dirtelo, mi spiace, ma non posso dirtelo, è segreto. Oppure: dove abiti? No, ma poi non posso, poi ti ritrovo sempre sotto casa che mi fai la ronda, io sono riservato.
non voglio rompicoglioni che mi vengano a cercare, poi per dire, no, prima dice dove abiti per farti capire che, e tu gli neghi praticamente la risposta. Uno ti comporti come se fossi dei servizi segreti, dicendo che non puoi, l'altro ti comporti come se lei fosse una stalker. Oppure dici, guarda, io ti dico più o meno la zona, perché sai, si trovano tante stalker in questi giorni, in questi periodi, non vorrei mai che poi mi è già capitato di avere delle donne che poi mi vengono a cercare sto casa, vengono a rompere i coglioni, io non mi va di dire dove abito, dove non abito. Ecco, questo è un'altra cosa che la spiazza, no? Perché lei magari si aspetta che tu dici, ti fai vedere, no? Qua, là, su, giù, invece, anziché qualificarti, squalifichi lei fondamentalmente, perché le dai, come dire, della rompipalle, della rompicoglione, della possibile psicopatica, no? E dici, sai, il mondo è pieno di narcisisti psicopatici fuori di melone, non vorrei mai, quindi non dico mai dove abito, mantengo sempre riservatezza. E quindi questa è un'altra cosa molto importante. Poi spesso le donne giocano duro anche per acquisire dei cavalier serventi, no? Per vedere se può essere classificato come cavalier servente, cioè come uno da sfruttare, da scorazzare, da farsi scorazzare. Quindi tu devi evitare ovviamente di cadere in questa trappola di venire etichettato come cavalier servente e farti vedere come bad boy, cioè far vedere che sei tu che sfrutti lei, cioè quando la inviterai le dirai magari una volta, dai, una volta se ci vediamo, magari se lei inizia a buttare magari l'amo, no, mi piacerebbe andare una volta a cena, chissà, tu le dici, beh sì, dai, quando cucini a casa tua, che c'hai voglia, mi inviti e vieni, però mi raccomando, non ti preoccupare che il vino lo porto io, quindi come dire, le dai anche un piccolo contentino. Il vino lo porto io, ma bene, porto una bottiglia, mica sei avvinazzata che poi tu ubriachi e poi non si capisce più quello che fai e quello che non fai. E così le dai anche un po' di penalizzazione. Ecco, questo è il modo in cui trattare, diciamo, quelle che fanno i cosiddetti shit test, quelle che cercano in qualche modo di giocare duro e devi reagire in questo modo, se vuoi farti percepire come un maschio dominante, come un maschio di valore, insomma, come un maschio che sa quello che vuole. Questo è un punto molto importante. Bene, e per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale. E mi raccomando, attiva la campanella.